Così Oliviero Gerlini, 30 anni a marzo, capo cannoniere l'anno scorso in Serie B con 18 reti nella Lazio, chiamato a sostituire Rummenig, ha segnato la prima rete all'Udinese, splendida, tirando così la strada all'Inter che sino a quel momento, ovvero al 15° della ripresa, non riusciva a far fuori un avversario ostinato quanto meritevole del pareggio. Proprio allo scadere l'Udinese doveva subire la seconda rete. Altobelli, che sino allora si era visto poco, metteva inesorabilmente alle spalle di Abate, decretando un 2-0 più sofferto del previsto in una partita che la squadra friulana ha giocato con grande dignità e sportività.